Bentornati a Speciale TG News. Quest'oggi siamo con Angelo Maddalo, consigliere di minoranza di Bellizzi. Benvenuto. Grazie Alessandro, buonasera a tutti, grazie. Consigliere Maddalo, proprio nei giorni scorsi lei ha lanciato un allarme in un certo senso, ma accompagnato anche da una richiesta all'amministrazione comunale relativamente allo stadio che è intitolato Nuova Primavera. Certo. Lei ha detto che le associazioni sportive fanno fatica ad utilizzare lo stadio comunale poiché risulta troppo caro per i costi che in generale poi le associazioni sportive devono sostenere, però nel contempo ha lanciato un appello all'amministrazione, cioè di intervenire entro settembre, quindi entro l'inizio del nuovo anno agonistico, per alleviare il peso, l'onere di questi costi. Sì, effettivamente è così, perché già questa struttura, sono anni ormai che noi, come dire, sottolineiamo una serie di defaianze dell'amministrazione comunale, della maggioranza e del sindaco nei confronti della gestione di questa struttura. Diciamo che già in anni passati noi abbiamo più volte evidenziato che anche dopo aver attinto al finanziamento per la realizzazione di questa struttura, che ricordo il finanziamento è frutto della, diciamo, di una nostra maggioranza, di una nostra precedente amministrazione, tanti sacrifici sono stati fatti per poter ottenere quindi quel finanziamento. Poi successivamente realizzato invece dall'attuale amministrazione questa struttura è stata realizzata secondo noi con tante pecche da un punto di vista anche strutturale, cose che sono state già però denunciate in passato, quindi non vado a rimarcare continuamente, diciamo, sempre le stesse cose. Oggi in realtà, se siamo qui, stiamo a discutere sul fatto che questa struttura, con tutti i suoi limiti, resta comunque una struttura bella grande, una struttura comunque dignitosa, una struttura funzionale, che è costata comunque oltre 1 milione di euro soltanto il campo sportivo. Poi ci sono gli spogliatoi, quindi si aggiungono altre centinaia di migliaia di euro, e comunque lasciarla così quasi come un deserto fa intendere che c'è una cattiva gestione. Effettivamente, ripeto, la struttura potrebbe tranquillamente essere utilizzata, il problema sono i costi, il problema sono i canoni, e ovviamente le associazioni, coloro che si impegnano quotidianamente sul nostro territorio per cercare anche di strappare i ragazzi da una vita, come dire, fatta per strada, cercano ovviamente di fare una vera e propria opera sociale, cercando quindi di dirottare questi ragazzi verso lo sport. Oltre questo nobile gesto ci sono tutte le altre scuole calcio che ovviamente fanno sport in maniera ordinaria e che quindi di conseguenza necessitano di strutture per far sì che i propri allievi si possano allenare, che i propri atleti si possano allenare. Ovviamente con dei costi del genere risulta impossibile, o perlomeno per quelle un po' più piccole, per le piccole e medie società diventa un problema. Tant'è vero che ci sono delle tariffe che sono ben evidenziate all'interno delle delibere, della delibera che è stata qualche tempo fa quindi emanata dall'ente comune. E si evince che effettivamente queste quote sono troppo elevate, sinceramente a volte superano quelle dei privati, tant'è vero che, lo dimostrano i fatti, alcune società sportive preferiscono allenarsi sui campetti privati invece che utilizzare il cosiddetto Nuova Primavera. Lei ha detto, è un paradosso che le squadre del territorio debbano andare ad allenarsi fuori dal territorio comunale. Certo, è un paradosso, però sinceramente io vivo lo sport indirettamente attraverso i miei figli e mi rendo conto che è un qualcosa di essenziale nella vita dei ragazzi, soprattutto oggi come oggi, dove purtroppo le nuove generazioni sono sempre più catturate dalla tecnologia, da una vita sedentaria, con gli smartphone, tablet, PC, eccetera, eccetera. Quindi di conseguenza è una cosa sicuramente positiva e sana che le strutture funzionino, che le scuole calcio funzionino, che le associazioni sportive in generale funzionino, che lo sport abbia degli incentivi e come dire, un impulso da chi può farlo, e quindi da chi, se no, chi meglio di istituzioni pubbliche e chi meglio del comune, che è, come dire, il primo front office con il cittadino, quindi sono gli amministratori pubblici, quelli là dei comuni che sono in trincea e che sono face to face quotidianamente con le persone, con la gente. Quindi sono loro i primi che devono rimboccarsi le maniche affinché questi problemi si risolvano. Ripeto, le quote sono troppo alte. I costi, parliamo di 70 per le società amatoriali,
70 euro all'ora per gli allenamenti, allenamenti notturni 90 euro all'ora, poi partite 134 e partite notturne 170. Quindi la vostra richiesta è di fare in modo che a settembre questi costi vengano un po' ridotti. Sì, allora la nostra proposta, la nostra richiesta e la nostra denuncia che viene fatta quindi pubblicamente è quella di invitare la maggioranza, il sindaco, a calpierare queste quote. Ripeto, la minoranza non ha i paraocchi, questo l'ho detto già in qualche intervista passata, la minoranza non sta lì solo a puntare il dito in maniera sterile, in maniera distruttiva, anzi in maniera costruttiva vogliamo cercare di salvaguardare il benessere della collettività. Quindi capisco che una struttura del genere ha bisogno di manutenzione, capisco che ci sono dei costi che l'ente da solo non riesce a sostenere. Io credo che un abbattimento del 50% di quelle quote che oggi vediamo nero su bianco su queste delibere sarebbe opportuno, cioè secondo me qualche decina di euro all'ora, quindi tipo 20 euro all'ora potrebbe essere accettabile, ma quando si parla di 50, 60, 70 o addirittura 135 se non mi sbaglio per le partite amatoriali o 170 come 135... tu prima ci hai ricordato, poi a seconda se si utilizzano addirittura come dire gli impianti di illuminazione pubblico o meno nel campo varia anche questo fa variare la tariffa. Sinceramente, se una struttura pubblica costata tanti soldi, queste situazioni le vedo, come dire, ridicole, perdonatemi, ma le vedo ridicole. Altra polemica atavica a Bellizzi è quella relativa al piano traffico, che è culminato con la realizzazione dell'ormai famoso spartitraffico su via Roma. Perché fa ancora discutere questo piano traffico? Oddio, diciamo che lo spartitraffico è stata sicuramente una nota dolente degli anni passati, continua a esserlo, sinceramente i cittadini, tra virgolette, si sono abituati, o per meglio dire si sono rassegnati, perché alle nostre richieste, quantomeno di aprire qualche varco per permettere ai veicoli di evitare percorsi enormi, a volte diciamo si fanno dei giri infiniti, immensi, e oggi come oggi anche con il caro dei carburanti lascio immaginare che diversi chilometri in più incidono anche questi sulle tasche dei contribuenti, dei cittadini. È stato sempre un problema anche per far passare in maniera facile i soccorsi sulla nazionale, su via Roma, e questo però l'abbiamo denunciato più volte. Oggi in realtà non è questo il problema su cui noi ci soffermiamo, ripeto, non perché non esista più, ma perché le cose dette e ridette sinceramente fanno anche stancare la cittadinanza, e hanno ragione, ormai queste cose sono state denunciate, queste cose sono state, come dire, evidenziate più volte. Il problema che oggi però si potrebbe risolvere tranquillamente, visto e considerate che altra situazione annosa del piano urbano del traffico a Bellizzi è il parcheggio a pagamento, cosa contro cui ci siamo sempre battuti a spada tratta, contro questa situazione del parcheggio a pagamento, tanto è vero che quando abbiamo avuto noi la possibilità di amministrare eliminiamo il parcheggio a pagamento su via Roma e via Cuomo, che sono quindi le arterie principali del comune di Bellizzi, che poi sostanzialmente Bellizzi non è grandissima, parliamo di circa 8 km quadrati, quindi non ci sono neanche dei grandi introiti in realtà se pensiamo al parcheggio a pagamento a Bellizzi, non essendoci delle strutture che attirino dall'esterno cittadini. Però c'è da sottolineare una cosa, che anche quel parcheggio a pagamento crea un enorme problema ai residenti delle zone limitrofe, e mi spiego bene perché. Una volta fatto partire il piano urbano del traffico, circa 5-6 anni fa, lasciando partire soltanto le zone a pagamento, ma non lasciando partire, quindi non regolarizzando, o perlomeno regolarizzate su carta, ma senza farle partire concretamente, le zone residenziali, che sono individuate con dei colori, con dei segnali, in modo da permettere alle persone residenti di utilizzare tranquillamente e gratuitamente i posti nelle vicinanze delle proprie abitazioni, quindi per i residenti di quel quartiere. Che cosa succede? Che fisiologicamente chi deve pagare il grattino, quindi il gratta e sosta sulle principali strade, su via Roma e via Cuomo, per evitare questo si intrufola nelle traverse e tende a parcheggiare, a saturare ovviamente quei parcheggi che invece dovrebbero essere, tra virgolette, riservati o quantomeno predisposti per i residenti di quel quartiere, in modo che i cittadini possano avere il servizio di trovare parcheggio sotto la propria abitazione, cosa che a Bellizzi, essendo un comune di non grosse dimensioni, dovrebbe essere cosa semplice, in realtà è stata resa complicata e complessa anche questa cosa, anche questa situazione del parcheggio per i residenti. Che cosa sta succedendo in via Manino? C'è un terreno pubblico che l'amministrazione avrebbe intenzione di cedere?
Ah, su quest'altro argomento, no, in realtà i terreni pubblici sono stati ceduti. Abbiamo due appezzamenti di terreno, di cui uno di questi proprio possiamo collegarci alla questione parcheggio. È ancora un parcheggio, ma ormai non sarà più così, perché Pubblico, era pubblico. un parcheggio pubblico, certo, ovviamente, perché quei terreni sono pubblici, quei terreni erano del comune di Bellizzi. Poi a dicembre è stato fatto un bando e sono stati quindi venduti, ovviamente in maniera legittima. C'è stata una ditta, delle ditte che hanno partecipato e se lo sono diciamo, assegnati. Quindi va bene così. Ripeto però, questo crea un enorme problema ai Perché servizi per i cittadini. cosa verrà realizzato su quei terreni? Lì verranno realizzati dei palazzi, degli appartamenti, perché effettivamente quelle zone sono residenziali, quelle zone sono nel tessuto, nel centro del paese, sono nel tessuto residenziale, erano quindi sul vecchio PRG, quindi poi successivamente il PUC, il piano quindi urbanistico comunale, hanno una destinazione residenziale e quindi verranno realizzati dei palazzi. Ripeto, io non punto il dito sulla realizzazione dei palazzi, sulle urbanizzazioni, mentre invece a differenza tempo fa, quando noi pensavamo di urbanizzare, di far crescere e sviluppare il paese, addirittura attraverso dei project financing, quindi senza vendere o svendere immobili comunali, ma intervenendo insieme a dei privati, realizzare delle cose positive per la collettività. Siamo stati tacciati di essere dei cementificatori. Oggi non mi sembra che effettivamente si segua più quella linea. Oggi si dà la possibilità di cementificare, ma ripeto, fin quando si urbanizzano delle zone che erano invece lasciate così al degrado, ben venga l'urbanizzazione, ben venga perché oltre a sistemare tranquillamente queste zone, questi territori che erano lasciati così al degrado, come ho detto precedentemente, ci sono anche degli introiti per le casse comunali, che ovviamente le casse comunali ne hanno bisogno, visto e considerate che abbiamo, e più volte questo l'ho denunciato, una situazione economica pessima, tant'è vero che qualche tempo fa, circa un annetto fa, uno dei revisori dei conti si dimise. Ovviamente questo non significa nulla C'è stato un perché le forte scontro in dimissioni. Consiglio Comunale fra Ci lei e il fu anche, sindaco sì, su questo effettivamente tema, ricordo. ci fu all'epoca su questa questione pure un forte scontro perché si riscaldò la situazione. Effettivamente, come dire, non è che io voglia accusare nessuno, lungi via da me, però capirete che per una Vabbè, minoranza una che. domanda ce la si No, voglio pone, dire, voglio dire, non è capirete che si. che per una minoranza, dopo anni e anni di denuncia che la situazione economica del comune di Bellizzi è effettivamente un po' particolare, nel senso che abbiamo le casse in un profondo rosso, vedere le dimissioni di un revisore dei conti lascia comunque pensare, o per meglio dire, lascia, diciamo, prendere gli argomenti con le pinze e con cautela. Questo, vabbè, fu un motivo di scontro, ma questa è un'altra storia che appartiene, diciamo, a un annetto fa. Stesso destino attende l'ex area Maccaferri, che ormai è stata chiusa, i lavoratori sono stati ricollocati, quindi anche lì l'idea è un'area privata, quella non parliamo di un'area pubblica, però anche lì c'è l'idea di realizzare delle abitazioni, se non sbaglio. Sì, anche lì, per quello che so io, ci saranno delle abitazioni che verranno realizzate. Ripeto, sono zone comunque da sistemare, il paese quindi crescerà, avrà un forte impulso, una forte espansione. Questa per me resta una cosa positiva, assolutamente nulla a che dire. Però è per rispondere a chi anni fa, ripeto, ci tacciava come cementificatori o gente, come dire, che guardava soltanto agli interessi dei privati, quasi infischiandosene di quello che è l'interesse pubblico. Non è così, perché quando si vanno a riqualificare delle zone sicuramente è un vantaggio per tutta la collettività, quindi assolutamente niente diciamo, non, niente a che dire. L'unica cosa che ci tenevo a sottolineare quando si parla di urbanizzazioni è che vengano fatti tutti gli spazi possibili e immaginabili affinché la cittadinanza possa, come dire, avere in restituzione quello che poi le viene tolto. Ecco, tornando ai parcheggi che diciamo prima su Via Manin, quel enorme parcheggio, nel momento in cui verrà tolto alla cittadinanza, la domanda che ci poniamo è cosa verrà dato in cambio al pubblico per aver ceduto questi terreni, queste aree, queste zone che erano, ecco, dedicate alla cittadinanza e che oggi non saranno più della cittadinanza di Bellizzi, ma saranno dei privati. Questa è la domanda che noi ci poniamo. Cosa abbiamo perso e cosa
diciamo, otteniamo come collettività. IACP Futura, ancora in alto mare, non si parla ancora di completamento delle abitazioni, c'è una determina datata 14 febbraio 2019 che prevedeva per l'appunto il completamento, ma a distanza di 3 anni ancora nulla si vede. Ricordiamo che il caso di IACP Futura, di quelle abitazioni presso il rione Borgonovo, è diventato un caso nazionale, addirittura le telecamere di Striscia la Notizia sono giunte sul posto per raccontare quello che stava accadendo in quella zona. Voi da opposizione che cosa vi sentite di dire in quanto gruppo di opposizione, intendo? Allora, noi abbiamo colto che ci sono delle promesse che sono state fatte dal sindaco, promesse che, ripeto, prendiamo con le pinze. Perché? Perché tu mi menzioni una delibera di circa 3 anni fa, parliamo di una situazione invece vecchia 13 anni, come sottolineato poc'anzi, quindi sono 13 anni che queste persone, questi cittadini, questi sfortunati purtroppo, si sentono raccontare chiacchiere. Quello che ho da sottolineare è che oggi come oggi vorremmo capire qual è il procedimento, o per meglio dire il punto del procedimento a cui siamo arrivati. Ripeto, ci sono state delle promesse del sindaco, noi non possiamo fare altro che pressare come minoranza, cercare di pressare affinché questi tempi si restringano ancora di più, visto che si è perso così tanto tempo e queste persone sono ancora lì in attesa di una risposta concreta. Noi la cosa che chiediamo è ovviamente garanzia per questi ex, diciamo, questi assegnatari di questi alloggi, cosa che ovviamente il sindaco, ripeto, noi non abbiamo i parocchi, abbiamo visto anche dai media, diciamo sui social, che ci sono state delle promesse prese pubblicamente dal sindaco e dalla maggioranza nei confronti di questi cittadini. Noi come opposizione faremo la nostra parte, cioè presseremo affinché i tempi siano più celeri possibili, affinché non vada a finire questa promessa, questa ennesima promessa, non vada a finire nuovamente nel dimenticatoio. Ci auguriamo ovviamente che tutto si risolva nel minor tempo possibile, al di là di chi risolve la faccenda. Lei ed altri consiglieri avete aderito un po' di tempo fa a Fratelli d'Italia. Come procede il radicamento sul territorio? Sì, noi la minoranza ha aderito tempo fa, facemmo delle interviste proprio qui, mi ricordo, in questa sede, oltre che alla manifestazione che abbiamo fatto a novembre dell'anno scorso, quindi da alcuni mesi fa. Ho fatto una manifestazione quindi di apertura alla città, una manifestazione di presentazione, oltre che cioè per evidenziare di nuovo la cittadinanza, questa adesione dei 5 consiglieri di minoranza di Bellizia al partito di Giorgia Meloni, sì, in maniera compatta. È stato fatto anche per presentare un gruppo di simpatizzanti, un gruppo di amici, un gruppo di persone che credono in noi, che credono in questo partito, che credono in questo progetto e che insieme hanno iniziato quindi a lavorare con noi per far sì che Fratelli d'Italia possa crescere come partito sul territorio bellizzese. Ovviamente, ripeto, questo è stato possibile, oltre che a questi amici, oltre che ai 5 consiglieri comunali, al sostegno e alla presenza continua della dirigenza sia a livello provinciale che regionale che nazionale, e all'affiancamento di Edmondo Cirilli, che ovviamente è sempre a fianco a noi e ci aiuta, ci sostiene ed è stato anche presente in piazza per poter in quel momento sposare con tutta la cittadinanza di Bellizzi questa adesione dei consiglieri di minoranza a Fratelli d'Italia. Grazie Angelo Maddalo, ci rivediamo presto per parlare di Bellizzi. Grazie, buonasera, grazie. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento alla prossima puntata di Speciale TG News.